Grazie, ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui con voi per farvi un video consigli di lettura. E come l'altro video di questo tipo che ho fatto, anche questo è in collaborazione con Marco Freccero. Quindi se ancora non siete andati a trovarlo, mi raccomando, cliccate qui sotto. Questo canale è veramente bello, vale la pena assolutamente seguirlo se amate la lettura. Lui ogni giovedì propone un video, ogni volta recensisce dei libri molto molto interessanti. Infatti io dal suo canale ho preso tantissimi spunti. Alcuni dei libri che lui ha consigliato li ho già letti, altri sono sulla mia lista. Assolutamente un canale da non perdere. Come nell'altra collaborazione, anche questa volta io e Marco abbiamo scelto di parlarvi di un autore svedese. Per chi non avesse visto l'altro nostro video sull'oratorio di Natale di Göran Thunström, ve lo linko qui sotto, sia il mio video sia quello di Marco. In questo caso il libro che abbiamo scelto, ovvero Per amore della verità di Torgny Lindgren, uno scrittore svedese che io amo. So che anche a Marco piace tantissimo perché sul suo canale ha già recensito altri libri di questo autore. Ma veniamo al libro, perché sennò mi perdo subito in chiacchiere. Come vi dicevo, l'autore è Torgny Lindgren, un autore svedese che è nato nel 1938 nella regione del Västerbotten, dove sono ambientati la maggior parte dei suoi romanzi. Il titolo completo, se voi voltate, è Per amore della verità, resoconto del corniciaio Theodor Marklund di sua stessa mano. L'editore è Iperborea, traduzione come l'introduzione di Carmen Giorgetti Cima. Ho trovato questo libro diverso dagli altri suoi che avevo già letto. In realtà ogni libro di questo autore è diverso, non è uno di quegli autori che si ripetono. Magari si può ripetere l'ambientazione, sono tutti ambientati in Svezia, però cambiano le tematiche, cambia il linguaggio, quindi insomma è un autore molto interessante e trovo sia anche un autore abbastanza complesso, non a livello linguistico, nel senso che anche in traduzione insomma si può capire che il linguaggio è volutamente molto scorrevole. Torgny Lindgren doveva essere una persona di una cultura veramente vastissima, lo si capisce da tutte le citazioni che sono contenute all'interno di questo libro. Comunque, per cercare di mettere ordine nelle mie idee e cercare di farvi capire qualche cosa, comincio a raccontarvi la trama. Il protagonista di questo romanzo, che poi è scritto in prima persona, è proprio il corniciaio Theodor Marklund, un ingenuo corniciaio che vive in un villaggio della Svezia settentrionale. Dall'opinione dell'editore, che è contenuta qua nel retro della copertina, questo personaggio viene addirittura paragonato al principe Myshkin dell'Idiota di Dostoevsky. Questo per la sua assoluta onestà e indifferenza alle cose terrene, e direi che il riferimento è abbastanza calzante. Questo corniciaio, tra i vari interessi, ha quello per la pittura. Infatti un giorno si reca ad un'asta d'arte. Theodor si imbatte in un capolavoro sconosciuto del pittore surrealista Nils von Dardel. Era ragazzi, qua scusate la mia ignoranza, però io non sapevo assolutamente chi fosse e sono dovuta andare a documentarmi. Già dalle prime pagine Torgny Lindgren mi ha messo un po' in crisi. Quello che vedete qui in copertina, che sembra un cuore, e magari a prima vista viene da pensare hanno messo un cuore perché nel titolo c'è la parola amore, per amore della verità, tratta secondo me di una copertina azzeccatissima, perché è proprio un quadro di Dardel, ma un quadro reale di Dardel. Invece quello che trova il corniciaio e quello di cui ci parla Lindgren non è altro che finzione letteraria, ragazzi. Io mi sono guardata tutti i quadri di questo autore e non ho assolutamente trovato questa Madonna col pugnale. Addentriamoci nella narrazione, perché se ne scoprono delle belle. Secondo me l'autore, all'interno di questo romanzo, ha inserito una specie di enigma per il lettore. Abbiamo Theodor che a quest'asta si imbatte in questo capolavoro straordinario, ovvero la Madonna col pugnale, e vuole acquistarlo a tutti i costi. Però lui è una persona molto modesta, fa lavoro di corniciaio, i suoi genitori erano corniciai, però suo nonno era costruttore di pianoforti ed è proprio il nonno che gli lascia un cofanetto al cui interno ci sono tutti i risparmi del nonno e anche i risparmi dei genitori. Lui aveva conservato questi soldi pensando che un giorno sarebbe arrivata l'occasione giusta per spenderli, ed è proprio a quest'asta che spende tutto il suo patrimonio, e non solo, deve anche chiedere un prestito a un'amica. Vi leggo l'incipit di questo romanzo. La vidi non appena entrai nella sala d'aste di Rita. Era appesa alla parete di fondo, in mezzo a una decina di pastelli, paesaggi a olio, vedute aeree di tenute di campagna. Oggi, a posteriori, sono quasi portato a credere che fu lei a chiamarmi, al di sopra delle teste di tutta la gente che affollava la sala. La Madonna del pugnale, una figura di rara bellezza, con uno sguardo perfettamente puro. Quindi all'inizio del romanzo abbiamo questa apparizione, questa Madonna, questo quadro sconosciuto di Dardel dal titolo La Madonna col pugnale. Anche se ad un prezzo esorbitante, il corniciaio riesce ad aggiungere
aggiudicarsi all'asta questo dipinto e lo porta insomma nella sua bottega. Studia dei dettagli ed è sempre più convinto che si tratta di un autentico Dardel, e questo insistere fin dal principio della narrazione sulla dicotomia falso e autentico ci accompagnerà poi per tutto il romanzo. Montando la cornice per rifarne una nuova, scopre che non si tratta di un solo quadro ma di un trittico, ovvero c'è la Madonna col pugnale e a fianco ci sono insomma altri due quadri. In realtà quello che in apparenza sembrava un singolo quadro sono tre. In questo quadro il corniciaio comincia ad avere un rapporto molto particolare, e qui dobbiamo fermarci di nuovo ed aggiungere un'altra parentesi, andare un po' indietro con la narrazione. Il romanzo inizia a parlare di un quadro, ma subito dopo c'è un piccolo flashback in cui il narrante racconta un po' della sua infanzia, meglio della sua adolescenza. Ha sempre vissuto in questo paesino, ha sempre vissuto nella bottega del corniciaio del padre, nel negozio di fronte, che era un negozio di musica. Quando lui aveva, credo, una decina o 10-12 anni, aveva una nuova famiglia con una figlia, bambina dalle doti canore straordinarie, il cui nome è Angela. Theodore, nonostante la differenza d'età, instaura un rapporto molto bello e molto speciale con questa bambina, si diventano inseparabili, e soprattutto la cosa che li accomuna è l'amore per la musica classica. Lui l'ascolta suonare, l'ascolta cantare. Purtroppo tutto ciò è destinato ad avere breve durata, perché la madre, quando il padre scompare, perché ad un certo punto il padre scompare, la madre decide praticamente di vendere questa bambina ad un impresario, che col passare degli anni ne fa prima una bambina prodigio e poi ne fa una rockstar internazionale. Direi che questa è la prima volta, almeno nei libri che ho letto io di Lindgren, che si trova una tematica così attuale, ovvero il mondo degli idoli contemporanei, dei cantanti. Qui Lindgren secondo me fa una critica feroce alla società attuale, il culto e la venerazione di cantanti dove non c'è un'esperienza spirituale, ma semplicemente uno schema rituale privo di scopo. Torniamo dove avevamo lasciato la narrazione. Theodore quindi acquista questo quadro e comincia a contemplarlo. Da subito si crea un parallelismo tra la Madonna raffigurata nel quadro, ovvero la Madonna di Dardel, e la Madonna in carne e ossa, Angela. Comincia a manifestare un rapporto molto simile a quello che aveva verso l'amica di infanzia, che da qui in poi chiameremo Paola. Una volta diventata famosa, insomma, le cambiano il nome, non è più Angela ma diventa Paola, quindi anche qui abbiamo un altro parallelismo, il nome vero e il nome falso. Ma questi saranno soltanto i primi di una lunghissima serie, cioè tutto questo romanzo si gioca proprio su questo parallelismo antinomico di falso ed autentico. Il rapporto di contemplazione è emblematico perché è un rapporto puramente spirituale, non è un rapporto che implichi possesso. Capiamo da subito il sentimento che lega il protagonista a Paola, anche se non viene mai definito apertamente amore se non nelle ultime pagine, lo è per tutte le connotazioni che ha. Quindi un po' vi faccio uno spoiler, ma ragazzi, anche se vi raccontassi tutta la trama e la fine, io sono sicura che leggendolo non riuscireste a smettere, perché è talmente ricco di sorprese sia a livello narrativo sia a livello di paratesto, come vedremo fra poco. Non vi direi comunque nulla, ma tornando alla storia, di questo quadro famosissimo di Dardel che viene scoperto, appare su tutti i giornali, così che anche il fisco comincia ad indagare su come abbia fatto un semplice corniciaio di provincia a giudicarsi ad un prezzo così alto un quadro. Qui cerca di spiegare la storia del nonno e di tutti i risparmi, ma ovviamente, anche se la storia è vera, viene messa in dubbio, quindi il dipinto viene confiscato dal fisco e Theodore si ritrova di nuovo solo. Per fortuna ha la compagnia, seppur solamente telefonica, dell'amica Paola, che in quel periodo sta facendo una tournée. Dimenticavo di dirvi che ovviamente il corniciaio disapprova totalmente la musica di Paola. Lui, che ha sempre ascoltato e ha sempre amato solamente la musica classica, riesce a tollerare la musica moderna. Una pagina molto bella che vi voglio leggere, in cui lui è al telefono proprio con Paola e chiede all'amico se ha apprezzato il suo concerto che trasmettevano anche in televisione in quel momento, per farle piacere mente. Come in molti autori nordici, abbiamo visto l'altra volta per esempio il caso di Thunström, anche in questo libro la musica è fondamentale. Ma voglio leggervi una pagina perché è molto interessante proprio come struttura narrativa, e secondo me qui Lindgren comincia a svelare un po' del suo gioco. Poi Paola domandò com'ero. Era per farmi quella domanda che aveva telefonato. Eri fantastica, dissi, semplicemente fantastica. Dici davvero? Non potrei mai mentirti, risposi, non potrei mai mentire in generale. E qui è una sorta di paradosso del mentitore, perché se noi andiamo avanti a leggere, più avanti dice: e mi sedetti ad ascoltare Mahler, era ciò di cui avevo bisogno in quel momento.
Mahler aveva l'abitudine di leggere Dostoevskij quando la vita gli pareva al limite dell'insopportabile. La miseria, l'arbitrio, la sofferenza e la casualità dell'esistenza gli davano una sorta di consolazione. Sì, lui dice di non poter mentire, di non saper mentire, però allo stesso tempo mente. E lo dimostra poi anche il brano che va ad ascoltare, perché seguendo il suo filo logico, se Mahler aveva l'abitudine di ascoltare Dostoevskij quando la vita gli sembrava insopportabile e lui ascolta Mahler, di per traslato lui assolutamente sta mentendo. E qui troviamo soltanto un esempio del sottile gioco del narratore. Parte dal concetto di autenticità nell'arte per poi svilupparsi su vari livelli. La bellezza e l'originalità di questo romanzo sta nel fatto che il lettore deve riuscire a districarsi questo intreccio che viene creato dal paratesto, ma mi spiego meglio. Abbiamo citazioni da Schopenhauer perché fin dall'inizio Schopenhauer è un autore presente nel romanzo, in quanto il nonno del protagonista leggeva Schopenhauer e aveva lasciato in eredità tutti i volumi di questo grande filosofo al nipote. Teodoro il Corniciaio cita in continuazione Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer e secondo me cita anche Dai Parerga. Ragazzi, cosa ho fatto? Perché purtroppo quando leggo non riesco a leggere in modo distaccato, cioè se leggo un romanzo e mi piace voglio andare a fondo. Quindi che cosa ho fatto? Voi direte da malata fuori di testa. Sono andata a controllarmi le citazioni di Schopenhauer e in casa ho Il mondo come volontà e rappresentazione, tutto sottolineato, pasticciato, ma è stato anche più semplice ritrovare le citazioni, che molte delle citazioni praticamente le avevo già sottolineate io nel libro. E facendo ciò ho avuto una bella sorpresa, cioè alcune citazioni in effetti sono Schopenhauer, quando lui dice che cita Schopenhauer effettivamente lo cita, altre invece che solitamente sono introdotte da credo, quando il narratore dice credo che questo sia Schopenhauer, spesse volte non lo è, ragazzi, sono citazioni inventate. Che cosa fa l'autore? Oltre a raccontare una storia in cui si riflette sui concetti di autenticità e falsità, cerca di coinvolgere il lettore e lo fa, come vi dicevo, col paratesto. Un lettore che legge magari in modo passivo questo libro si fida e dice bene, l'autore conosceva Schopenhauer. Ma non è solo questo, Ingrid vuole in qualche modo burlarsi del lettore, si deve in qualche modo svegliare, deve capire che non tutte le cose, se sono dette come vere, in realtà lo sono. Dopodiché mi è venuto il dubbio di controllare anche le altre cose citate. Baudelaire è un altro degli autori amati e citati da Lindgren e viene citato subito dall'epigrafe. Di solito le epigrafi dei romanzi sono molto indicative perché danno un po' già una chiave di lettura. Quella che ha scelto Lindgren, e qui abbiamo in traduzione, credo che comunque sia una traduzione sempre della traduttrice del romanzo, è tratta dai poemetti in prosa, anche se qui non c'è scritto, ed è bellissima, ragazzi, perché dice ovunque, ovunque, purché sia lontano da questo mondo. Dice già tantissimo di questo romanzo. Questo stratagemma letterario di inserire un paratesto che fa sì che il lettore debba interagire, cioè almeno debba interagire se vuole capire veramente, sempre in parallelo con le citazioni false da Schopenhauer. Allo stesso modo, quando a pagina 172 cita una cantata di Bach, addirittura riporta il testo in tedesco della cantata di Bach, di cui poi il narratore fa una traduzione sotto. Questa cantata non esiste, è stata inventata appositamente per questo romanzo da Lindgren. L'uomo, a mio modesto avviso, era geniale. Un pomeriggio arrivò con uno spartito, era il Lob der Wahrheit di Bach, che è stato ritrovato solo pochi mesi prima. Lob der Wahrheit significa lode alla verità, quindi l'autore ha costruito una cantata di Bach che portasse anche un messaggio all'interno della storia. Infatti dice: lode alla verità, la verità sola è ciò che bramo, dico la verità dimora, per sempre beato riposa nelle mani del Signore. E questa chiusa religiosa è molto importante per capire anche il finale del romanzo, ma ne parliamo fra poco. Quindi in questo testo nulla è casuale, tutto quello che si legge va messo in discussione. Torniamo a dove avevamo lasciato la storia, ovvero che il fisco confisca, scusate il gioco di parole, la Madonna con il pugnale al nostro corniciaio e lui ovviamente va in crisi perché in quel momento quel quadro è tutta la sua vita. E che cosa fa? Si trasferisce dall'amica Paola a Stoccolma e lì entra in contatto con un falsario. E da qui la storia prende una svolta, cioè lui che è sempre stato un uomo onesto, ingenuità quasi disarmante, si ritrova a discorrere con un falsario ed è proprio attraverso le parole del falsario che l'autore esplicita quella che è, secondo il suo punto di vista, una delle grandi verità e anche un punto focale di questa narrazione. Il falsario dice: la gente ha orrore dei falsi, l'autenticità è una qualità intrinseca dell'opera, non ha niente a che vedere con chi l'ha eseguita, si tratta di dare all'autenticità un contenuto nuovo e più profondo, di smascherare l'autenticità con
convenzionale, borghesemente banale, e al tempo stesso di elevare e nobilitare la cosiddetta falsità, così da rilevare una rara e finora ignota libertà, una condizione di indifferenza e relatività. In poche parole, io creo libertà, libertà da convenzioni e mercati e autorità. Questi che vengono chiamati falsi sono l'unica vera espressione della nostra epoca contemporanea. Qui, secondo me, troviamo il vero pensiero dell'autore, ma voglio leggervi anche un'altra parte perché è importante per capire il finale. Sempre il falsario si rivolge al corniciaio: solo quando avremo neutralizzato e cancellato tutte le differenze fra vero e falso, solo quando ci saremo creati un'esistenza di definitive incertezze e dubbio, solo allora potremo vivere felici per l'eternità. A questo punto della storia che cosa succede? Che il falsario decide di regalare il falso della Madonna col pugnale che lui ha dipinto, insomma, al corniciaio. Quindi ritroviamo Theodore che torna da Paola con questo quadro che in realtà è un falso, ma che lui considera esattamente come il quadro vero. Non se ne separerà, girerà con una valigetta, anche il quadro falso gli sarà tolto. Sarà tolto in una maniera brutale perché lui perderà addirittura un braccio e sarà costretto ad avere una protesi. Aggiungiamo un altro livello di falsità, ovvero quello della chirurgia plastica. Si dovrebbe aprire un capitolo perché Paola, l'amica d'infanzia, la storia è fidanzata a un chirurgo plastico che modifica il suo aspetto per farla sembrare ancora più bella. Il finale, che può sembrare assurdo, sarà proprio la chirurgia plastica a dare paradossalmente quella di cui si parla nella citazione che vi ho letto prima, una libertà dal concetto di falso ed autentico. Il protagonista della storia, da ingenuo corniciaio, un viaggio soprattutto all'interno di se stesso per arrivare, secondo me, a capire che l'unica verità che vale la pena perseguire, forse l'unica verità di cui l'uomo ha veramente bisogno, è credere in qualcosa. L'ultima frase di questo romanzo dice: ho scritto questo resoconto utilizzando il cofanetto capovolto come tavolo. Qui parla del cofanetto del nonno di cui vi ho parlato all'inizio, quello che contiene insomma tutti i risparmi che hanno fatto sì che lui potesse comprare la Madonna. Adesso che ho finito e raccolto le mie carte, le lettere fiorite del bisnonno tornano ad essere visibili. In effetti avrei potuto astenermi da tutto questo scrivere, avrei potuto accontentarmi del messaggio che aveva inciso lui con il suo temperino: sia lodato il Signore. L'autore era credente, ma secondo me, al di là della verità nel cristianesimo, comunque nella Chiesa, qui vuole dirci di più, è un messaggio più generale. La verità alla fine non è qualcosa che si possa attribuire all'uomo o alla sua arte, ma qualcosa che va ricercato altrove. Se all'interno del romanzo il vero e il falso continuano a seguirsi in un vortice quasi inarrestabile, l'arte, ma anche l'evento artistico a livello mediatico, ancora la differenza tra bello e popolare, una sorta di sottile ironia dell'autore, guida il testo. Pagina 238 lui dice: non bisogna mai lasciare che le proprie fantasie diventino troppo forti, bisogna sempre fare in modo di saperle dominare. Se cediamo il comando alle nostre fantasie, vero e falso si confondono e si è del tutto persi. Quando Theodore capisce che per essere felici non serve mettere continuamente in discussione la verità e la falsità delle cose, ma semplicemente credere in qualche cosa, è in quel momento che riesce a capire che forse l'unica cosa vera e reale nella sua vita è l'amore per Paola. Non vi sto a dire il finale perché sì, è un finale romantico, è un finale diciamo ad effetto, è soprattutto un finale paradossale che mi ha lasciato abbastanza allibita. Però riflettendoci un po' anche rispetto al discorso sulla chirurgia plastica che vi ho fatto prima, qui spero di non svelarvi troppo, insomma si capisce anche il perché di questo finale. Non sono neanche riuscita a parlarvi in modo lineare della trama perché mi sono fermata diciamo a metà della narrazione, in parte l'ho fatto volutamente perché altrimenti vi toglierà il piacere della lettura. Spero che queste mie riflessioni non siano un po' troppo confusionarie e almeno vi abbiano fatto venire voglia di leggere questo romanzo che è assolutamente un capolavoro. Dello stesso autore ho letto altri 4 romanzi che vi consiglio. Allora, il primo è La ricetta perfetta, di questo Marco sul suo canale aveva fatto una bellissima recensione, quindi se volete sapere di che cosa parla andate a trovare lui. Se mi ricordo vi metto il link qui sotto. Ho letto una raccolta di racconti, Il pappagallo di Mahler, sempre pubblicata da Iperborea. Poi ultimamente sono riuscita a trovare Il sentiero del serpente sulla roccia, questo è uno dei primi, questo è il primo romanzo di questo autore che è stato pubblicato in Italia ed è il romanzo che gli ha dato successo. Sono riuscita fortunatamente a trovarlo usato, quindi sì, ve lo consiglio, però credo sia introvabile, forse in biblioteca riuscirete a trovarlo. L'editore è Il Quadrante Edizione. Il mio romanzo preferito di Lindgren è Miele, anche di questo Marco ha fatto una recensione. Come potrete capire, questo autore piace ad entrambi tantissimo. Io non vedo l'ora di vedere il video di Marco, sicuramente da il suo video capirete molto di più della storia rispetto a quello che avete ascoltato
qua. Io lo ringrazio ancora tantissimo per questa collaborazione, per me è sempre un onore collaborare con lui. Niente ragazzi, vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo video.